presenza assidua, in quanto grazie ad alcune sue idee e disponibilità e collaborazioni siamo riusciti a organizzare negli anni diversi tipi di incontri, tra cui anche alcune presentazioni di libri. Anche gli autori lo aspettiamo a breve, quindi potrà anche a parlare della sua ultima fatica. Ma nel frattempo auguro a tutti una buona serata, grazie ancora a Gianni Simoni e grazie ancora a Roberto e a voi Paolo. Buonasera, è con grande piacere che stasera, per la seconda volta qui al Concilio, l'autore Gianni Simoni, già l'anno scorso con un'iniziativa si accorge da alcuni dettagli che adesso non vi sto a raccontare, che magari voglio togliere il piacere della lettura, però sapete, io vi racconto tutto con più consapevole. E da alcune stranezze si comincia a mettere in dubbio che sia un vagabondo, e fatto salvo che si tratta di un'esecuzione in piena regola. E quindi, voglio dire, sono due colpi con cui viene ucciso, non è un proiettile vagante, e due proiettili vaganti è difficile trovarli, e i conti proprio non tornano. E il nostro, uno degli eroi della saga bresciana di Gianni Simoni, il commissario Miceli, siccome la titolare dell'indagine, la Grazia Bruni, è assente in maternità, eccetera, no? Non sa bene come fare, non sa bene come comportarsi, e comunque ha un rapporto di amicizia, di complicità con questo giudice che ormai è in pensione, quindi ex giudice, ex ormai in pensione, e quindi lo chiama in soccorso. E le tracce sono estremamente flebili, poca roba. Ci sono alcuni, più che tracce, hanno dei segni, dei mazzi di fiori che compaiono, delle cose che insospettiscono. Il non ho ancora letto il libro però, eh. Ma io sono a pagina 3, dopo mi fermo. E allora si mette di punto buono e comincia a indagare, ma pensate già a questa stranezza, prima ancora di identificare gli assassini, bisogna identificare la vittima. Quindi già si parte in un modo piuttosto interessante. E quindi l'indagine si sviluppa appunto su questo filone, quindi partendo in una sequenza di questo tipo, prima scoprire chi è questo signore che ha fatto fuori, e ci sono degli indizi che fanno presumere che non sia esattamente un barbone, e poi cercare di capire il perché in una vita tutto sommato talmente articolata, che anche individuare il perché di una fine così tragica e violenta diventa impresa difficile. Ma sono tensioni che mascherano una reciproca attrazione che non è solamente professionale, e che viene un po' nascosta sotto questo rapporto padre-figlia, perché la Bruni è una bella rossa con gli occhi verdi e ha la metà degli anni di Petri, il quale Petri è un personaggio molto autobiografico ed è una persona, direi, che ha tutte le mie caratteristiche nel bene e nel male, è veramente autobiografico, così come sono, direi, autobiografici gli altri personaggi che appaiono nel libro, perché indubbiamente c'è un legame tra la mia passata esperienza professionale e quello che sto facendo adesso, cioè scrivere delle storie. E a questo proposito faccio una premessa: non mi piace essere definito uno scrittore. Secondo me lo scrittore è una cosa molto seria,
ed è una persona che del suo lavoro vive. Io con i miei diritti d'autore, che non sono una sciocchezza, mi limito a, diciamo, sigarette poco più, perché mi sbiglierei, non diciamo sigarette poco più, diciamo che mi serve ad arrotondare la mia già l'alta pensione, insomma. Ci acquisiscono anche queste, che sono cose non proprio note a tutti, e comunque appunto non è un'intuizione di quelle geniali individuare il legame fra le due esistenze, quella precedente professionale e quella attuale autoriale, scrittoriale. Ma qualcosa ci ha già detto delle esperienze passate professionali, soprattutto di quelle più significative, ma evidentemente non è, io immagino che in qualche modo per la costruzione anche dei personaggi, diciamo, minori delle sue storie, quindi funzionario di polizia, il poliziotto, il personale degli uffici, il cancelliere e quant'altro, lei abbia attinto appunto a questo grande bagaglio. Quindi in che senso si deve definire? Ho attinto ai miei ricordi, così come per le storie spesso ho attinto ai miei ricordi. Naturalmente sono tutti spunti che vengono poi sviluppati in chiave narrativa. E se volessi esemplificarne uno per tutti, il titolo adesso non me lo ricordo assolutamente, è la storia dello stupratore seriale. C'è un libro in cui si parla di uno stupratore seriale, e cioè era un tizio che attendeva nei garage sotterranei dei condomini, perlomeno dei condomini che avevano un garage sotterraneo, attendeva il ritorno di donne sole per rapinarle, ma soprattutto per stuprarle. Ora, questo fatto è avvenuto realmente. Nel libro si parla di 4 o 5 stupri. Nel processo che a suo tempo feci a Brescia, gli stupri furono, se non sbaglio, 9 o 10. Ci sono alcune figure, c'è una figura in particolare, a me, ha dato una certa impressione per come è stata connotata, è quella del procuratore Martinelli. Il procuratore Martinelli, cognome brescianese, io ho un compagno di scuola Martinelli, viene rappresentato un po' come un inetto, più come un burocrate, più come uno che è arrivato lì, che piuttosto che invece per le grandi capacità investigative e quant'altro. E allora, siccome lei è un autore, poi affronteremo anche questo aspetto, che comunque non ci racconta soltanto trame gialle, ma fa anche incursioni in altri terreni, in altri territori legati all'attualità, questa raffigurazione della condizione apicale come sostanzialmente un personaggio estremamente modesto, ci trasmette in qualche modo, vuole informarci in qualche modo di un suo atteggiamento critico verso le posizioni apicali di questa gerarchia? Ma direi che forse parlare di posizioni apicali di una gerarchia forse non è tutto corretto, perché fortunatamente in magistratura c'è chi è semplicemente giudice di tribunale, poi diventa giudice d'appello, poi diventa giudice di Cassazione e compagnia bella. Quando io sono andato in pensione avevo il grado di giudice di Cassazione. Allora, diciamo che il procuratore Martinelli non è che sia un inetto, è un tipo un po' vanesio, è un burocrate, è un tipo un po' vanesio,
ed è un tipo che molto spesso commette delle gaffe, che Petri, essendo stato suo collega, non gli lascia passare, non gliele perdona. Così come non gliele perdona Grazia Bruni, qualche molto carina, quando lui, lei è ancora ispettrice, ma quando va da lui, lui la tratta come una bella donna, e lei non vuole essere trattata come una bella donna, ma come un ispettore di polizia, e quindi promette a tacere sciutta. Questo indubbiamente. E diciamo che Petri, ed io con lui, perché mi immedesimo molto in Petri, non perde occasioni per esprimere le sue opinioni che possono essere politiche, che possono essere di tipo sociologico. Dicevo, mi immedesimo con lui perché in questo momento, quando parlo di Petri, parlo di me, e quando parlo di me parlo di Petri, insomma, visto la stretta autobiografia del personaggio. E allora diciamo che come Petri io ho fatto il magistrato per circa 40 anni e per 40 anni ho taciuto e doverosamente non ho mai espresso le mie opinioni. Ora, da magistrato che scrive, me lo posso permettere, e a volte non so tenermi, le esprimo queste opinioni. Il giallo, che inizialmente io ritenevo un genere letterario minore, e per certi versi lo è sicuramente, è piuttosto un genere letterario diverso, ed è diverso perché raggiunge un numero indeterminato di persone, cioè ci sono persone che amano il saggio, ci sono persone che amano il romanzo impegnato. Il giallo può capitare, il giallo, il poliziesco, diciamo, ecco, poliziesco, perché ne è proprio più che dei veri e propri gialli, sono dei polizieschi. Dicevo, non so tenermi e le mie opinioni in tutti i campi le esprimo. Ma tutto questo non mi sembra una cosa sbagliata. Il romanzo giallo, il romanzo poliziesco, può diventare il veicolo per inviare al lettore anche dei messaggi, che possono essere messaggi di tipo politico, di tipo sociale, di tipo letterario, che poi si sia o non si sia d'accordo sul messaggio che ti arriva ha poca importanza. L'importante è che il messaggio arrivi e possa diventare motivo di riflessione per chi lo riceve. Un'opinione del tutto personale, mi sembra per me anche meglio, cioè me in questo Fiori per un vagabondo sembra di cogliere una rappresentazione, una narrazione, una città più intima, più profonda, mi ha segnato maggiormente nella lettura. E questo perché credo che Brescia, lo scenario bresciano, sia molto adeguato sia per le sue dimensioni, soprattutto se la rinchiudiamo, diciamo, nel periodo storico della città romana, sia per la sua conformazione sociale, no? È una città che appunto è ricca di
virgolette, umanità, un'umanità tangibile che si può toccare, e che è un po' il motif che abbiamo trovato anche nel ragionamento precedente. Conferma questa cosa? Cosa ci dice a proposito? Ma direi che in quest'ultimo libro mi sposto dal centro alla periferia. Ecco, la periferia ancora circonvicina, diciamo. Sì, sì, certamente. Una periferia che conosciamo tutti più o meno, e che io cerco di raccontare servendomi un po' dello stradario, perché sono tutti i bresciani, mi muovevo nel centro e mi perdevo un po' nel momento in cui dal centro mi spostavo, non parliamo poi di Milano. E questo avviene anche per Milano. E avviene non solo perché voglio allargare un po' la visione delle due città, ma anche perché nelle periferie si può trovare un'umanità che è certamente molto diversa da quella che trovi in centro, è un'umanità meno bene, diciamo, ma forse umanamente più ricca, più interessante. Trovi il barbone, trovi l'ex prostituta che ha messo su un caffè, insomma, trovi un'umanità più varia e, ripeto, umanamente forse anche più ricca, diversa. Ed in effetti, a questo proposito, nella realtà, coraggio, abbiamo soltanto un paio di domande, poi andiamoli anche voi. Abbiamo sostanzialmente quasi finito, anche se la domanda del centro pistola la lasciamo per l'ultima. Noi nella realtà vediamo che la maggior parte delle indagini, non so se questa è solo un'impressione mia, lei confermerà o meno, però mi sembra di poter dire che la maggior parte delle indagini vere, quelle concrete che seguiamo in telegiornali, in notiziari, eccetera, alla fine trovino sempre la soluzione grazie agli apparati tecnologici, eccetera, agli apparati tecnologici. C'è la traccia del telefonino, dopo vabbè, ci sono anche analisi scientifiche di DNA e quant'altro, ma comunque la scia del telefonino, la telecamera che ha catturato l'immagine, nella realtà sembra quasi venir meno la figura dell'investigatore deduttivo, eccetera, eccetera. No? E l'intercettazione ambientale. Le intercettazioni ambientali, tutte queste robe. Va benissimo. E anche nel suo scritto precedente, proprio quello precedente a questo, il colpevole di fatto viene individuato grazie a un controllo. Cioè, è chiaro che, come dire, l'investigatore già sa cosa può essere successo, però alla fine il colpevole viene individuato grazie alla traccia elettronica del bancomat, eccetera. In fiori per un vagabondo, non c'è né di tecnologia, alla fine. E sempre mi ricollego al suo discorso di prima sull'umanità e quindi sulla capacità di cogliere la dimensione umana dei singoli attori, non c'è tecnologia, ma c'è l'indagine tradizionale, fortemente psicologica e deduttiva, basandosi su una serie di fatti. Lei prima mi diceva, beh, io non scrivo gialli ma non leggo gialli, però io premesso che sto citando un autore che è un grandissimo scrittore, non solo di gialli, anzi forse è il più grandissimo scrittore, che ha scritto anche numerosi gialli, con i quali peraltro ha mantenuto legioni di donne familiari comprandosi questo e quell'altro. Ma mi sembra di poter dire che anche il buon Petri, come Maigret, è un buon dottore di anime. E allora, qual è il rapporto del giallista Siboni con lo scrittore Simenon? E qual è il rapporto del lettore Siboni con lo scrittore Simenon? Ma diciamo che sicuramente io amo l'investigatore che arriva dunque con la propria intelligenza, col sudore della fronte e con la suola delle scarpe, e proprio per questo amo Maigret, il quale ci mette intelligenza, il sudore della fronte, la suola delle scarpe, e all'occorrenza uso il gettone del telefono. Non ci sono i telefoni cellulari all'epoca di Maigret,
Ma tutto questo anche perché in campo tecnologico io sono una grandissima bestia. Ce ne siamo accorti prima. Ve ne siete già accorti. Perché il personal computer lo uso come una macchina per scrivere e per mandare e ricevere email, punto e basta. Mentre avrebbe altre mille funzioni che io ignoro, che magari mi insegno una volta e mi dimentico regolarmente subito. E amo Simenon, questa è una piccolissima civetteria, se mi consente. Quando negli scaffali di alcune librerie, nel bordo esterno, ci sono scritti i nomi degli autori. E dopo, esatto, e dopo Simenon vedo Simon. Poi intendiamoci bene, Gianni Simon, non il mio quasi omonimo che si chiama, non mio fratello, ma si chiama Marcello Simoni, il quale è uno che vende moltissimo ma che mi rifiuterò sempre di leggere, perché fa parte di quel gruppo di scrittori che hanno rimasticato un po' il filone inaugurato da quel furbacchione di Eco col nome della Rosa, che anche quella era stata un'operazione strettamente commerciale, perché il grandissimo Eco si era messo a tavolino e ha detto adesso scrivo un best seller, cosa che gli era riuscita benissimo. Non gli è riuscita quando ha scritto Il pendolo del futuro, che ho rivisto recentemente a Parigi, che è affascinante. È nella chiesa di una chiesa, insomma, su questo pendolo che parte dalla cupola, sotto c'è una caverna, e sembra che il pendolo continua a fare, e la trova che la terra è ruota su se stessa. Comunque quello era stato un buco per Eco, il pendolo. Ma io avevo letto all'epoca, quando uscì Il nome della Rosa, che io sono con. Io le dico personalmente, ma a me personalmente io non ho nessuna difficoltà a confessare, ho un amico carissimo che ci ha fatto una tesi di laurea sul nome della Rosa, che quindi non condivide la mia opinione, ho trovato un romanzo con un incipit lentissimo che non parte mai, non decolla mai, piuttosto spocchiosetto. Comunque, vabbè, queste sono opinioni personali. Ma per tornare all'attività del nostro giudice, c'è un'altra figura. Anche in questa mi sembra di poter individuare, di poterla paragonare in qualche modo a un'altra grande figura simile della saga di Segreti, che cioè la signora, la moglie del nostro ex magistrato. La moglie di Petri. Che da un lato è una figura forte, intellettualmente piuttosto solida, che è capace a contrastare anche il marito, e anzi, forse è l'unica che riesce anche a metterlo un po' in riga, talvolta, comunque a ridimensionarlo, mi fa persino cambiare idea su cosa mangiare o su cosa bere, che non è cosa da poco con il nostro epicureo magistrato Petri. È quasi un contrattare critico del marito, ma è comunque sempre comprensiva, e a volte appare complice al limite della subordinazione, soprattutto nei precedenti scritti. In questo addirittura però assume un ruolo attivo. In questo romanzo a un certo punto la signora Petri fa una cosa, fa delle cose, non si limita ad ascoltare il marito o a sentire le sfuriate o a contenere i rumori, fa proprio delle cose. Tra l'altro succede anche in un Maigret questo, se non ricordo male, che Maigret manda la moglie su non mi ricordo bene, però c'è un contesto in cui anche lei assume un ruolo attivo, no? E quanto deve
la signora Petri alla signora Maigret. E questa nuova, questo nuovo ruolo, questa funzione che a un certo punto domanda la signora Petri al Sud, deve farci presumere che il rapporto fra i due cambierà. Io immagino che lei, come dire, non so se ha già un altro Petri nel cassetto, secondo me probabilmente sì, ma se anche non ce l'ha, nel cassetto ce l'ha già in testa, no? Quindi il rapporto fra i due si modifica in questa direzione che mi pare di aver individuato? Quello che si modifica è, su quello sono un po' perplesso, è il rapporto Petri-Bruni. Questo non me l'aspettavo. Questo non me l'aspettavo. Anche se non so in che direzione si modifica, però posso immaginare in che direzione si modifichi. Si modifica non tanto diciamo su iniziativa di Petri, ma su iniziativa della Bruni. Tornando alla moglie di Petri, diciamo anzitutto che la moglie di Petri che appare nei miei romanzi, mentre Petri, come dicevo, è smaccatamente autobiografico, la moglie di Petri è uno spunto che viene sviluppato in chiave narrativa, ma direi che non ha alcuna parentela con la signora Maigret. Non è una donna che se ne sta a casa sostanzialmente ad aspettare pazientemente il ritorno del marito tenendogli la cena in caldo, se non ha ancora mangiato. Anna Petri, se non le giuria giusta, non ci vuole molto a non fargliela girare l'ira, è capace di andarsene al ristorante da sola, lasciando che il marito se la cavi per conto suo. E anche se in Petri il medesimo, tanto di cappello direi alla signora Petri, quantomeno in quella che appare nelle mie storie. Beh, abbiamo avuto comunque qualche anticipazione non prima di interesse. Io direi che avremmo sostanzialmente finito, ma vorrei rivolgerle un'ultima domanda che è collegata alla sua esperienza professionale precedente, alla sua attività attuale, al suo ruolo di cittadino consapevole. Qualche decina di anni fa, un grande cantautore italiano, che si chiama Francesco De Gregori, scrisse una... un terreno in cui sono molto debole. No, invece secondo me vedrà che arriviamo dunque ed è molto forte. Un grande cantautore italiano fece una canzone che si intitolava, se non ricordo male, Il bandito e il campione. E a un certo punto c'è un verso, secondo me estremamente efficace, che dice: cercava giustizia e ha incontrato la legge. Direi che a questo punto io non ho più niente da dire e deve dire tutto lei. Il rapporto legge, giustizia. E giustizia. Beh, il rapporto legge e giustizia, quando diciamo parliamo di legge e giustizia, affrontiamo un binomio che è terribile, che è estremamente ostico e che risolverlo in due chiacchiere sarebbe presuntuoso, perché sul tema legge e giustizia ci potrebbe fare un convegno a cui partecipino persone qualificate, dai giuristi ai filosofi, e penso soprattutto a questi ultimi. Ora io sono semplicemente un tizio che ha fatto il giudice, quindi non sono un giurista. E men che meno sono un filosofo, se non per qualche confusa reminiscenza liceale e per qualche occasione in cui devo andare a rispolverarmi questo o quell'autore come Descartes nel momento in cui scrivo Il filosofo di Via del Pollo, Cartesio, no? Che tutti conosciamo. Diciamo allora semplicemente un paio di cose.
tutti sappiamo che cosa è la legge, che cos'è quell'insieme di norme che regolano in un determinato momento storico la convivenza di un gruppo di persone. E la giustizia? Beh, la giustizia dovrebbe essere l'applicazione della legge scritta quando si fa ricorso a una norma per dirimere una controversia fra due persone o quando una persona viene chiamata dallo Stato a rispondere per la violazione di una norma particolarmente grave. Cioè, andiamo nel settore penale. E allora direi solo un'osservazione. La legge è sicuramente qualcosa di contingente, varia da tempo a tempo e da luogo a luogo. La legge dei tempi di Pericle o di Ottaviano Augusto era sicuramente diversa dalla nostra, così come lo sono quella francese, quella americana o quella musulmana. La giustizia no, la giustizia non dovrebbe essere qualcosa di contingente, ma qualcosa che ogni uomo in qualsiasi tempo dovrebbe sentire dentro di sé, pur in presenza di qualche adeguamento del comune sentire alla legge vigente. E mi spiego subito. In alcuni paesi esiste ancora purtroppo la lapidazione, che naturalmente ha come oggetto, è inutile dirlo, la donna che è colpevole di adulterio, che per nostra fortuna è stato cancellato dal nostro ordinamento. Ora, in un ordinamento di quel genere, chi scaglia la pietra non sente di fare una cosa ingiusta, non sente di fare una cosa ingiusta, perché il senso di giustizia ricollima con la legge scritta, mentre invece sentirà anche lui di fare una cosa ingiusta se la pietra la usa per fracassare la testa di un passante al fine di rubargli i portafogli, per esempio, no? Ma al di là di escursi storici, stando al presente, dando al nostro paese, può benissimo darsi che oggi, nell'intimo della nostra coscienza, facciamo una certa fatica a conciliarci con la norma vigente. Abbiamo cioè l'impressione che tutto ciò che sia legale, e lo dico tra virgolette, possa per noi non essere anche giusto. Da qui una sorta di contraddizione che siamo qualche volta costretti a vivere. Ma se questa contraddizione appartiene a un fisco del popolo, pazienza, sarà uno dei tanti problemi che dovrà affrontare nella vita e cercherà di risolverlo. La cosa invece diventa molto più grave se questa contraddizione appartiene meno sporadicamente a chi, per la funzione che svolge, la legge deve applicare tutti i giorni, e cioè il magistrato. E se questo peso finisce col diventare troppo gravoso, il magistrato non potrà disapplicare la legge. Sarebbe un cattivo magistrato, sarebbe un magistrato inaffidabile. E direi che l'unica strada che seriamente e onestamente dovrebbe imboccare è una sola, e cioè quella di andarsene e trovarsi un altro lavoro, magari quello dello scrittore, se ne è capace. Credo che abbia colto anche la misura dell'affetto che il nostro pubblico dell'apprezzamento. Io ringrazio tantissimo tutti i presenti, anche perché
ho colto l'attenzione con cui sono stato seguito, quindi il mio è un grosso ringraziamento, veramente. Grazie.